di essere teneramente stupito. Uno zappaterra, orgoglioso e testardo, un somaro, ma con la volontà di elevarsi. In paese ci entravamo a volto scoperto, così che tutti potessero vederci in faccia. Ci spostavamo di continuo e marciavamo per miglia ogni giorno. 7 compagni. Mi riferiscono di lei, brigadiere, come di un capace milite di nata risolutezza e rettitudine. Sei fuggito per venire al mio matrimonio? Non gradivo la zuppa del carcere. Gli altri non aspettano che vederti. Il furfante, questo Grossi, è vero un ladro di polli? E la sua marmaglia non è altro che un manipolo di disgraziati mal armati e dalla vacillante motivazione. Poi la forza e l'audacia di mettere insieme questo malcontento. Non sono le dipendenze del Papa, prete. Sono il brigadiere cardinale. Voi tutti già sapete dell'incarico. Quanto gli hanno dato di prigione, eh? 10? 12 anni? È evaso. 2 settimane fa. I miei bravi zappaterra. Farete a tempo a morire di fame e di freddo prima che quello esca dal carcere. Quest'ultimo scontro da perdente in fuga con la coda tra le gambe conferma ogni mio dubbio sulla sua incapacità a portare a termine quanto le è stato incaricato. In ginocchio! In ginocchio! Andate via, che mio marito! Perché non mi stronzate, gallina? Domani voglio vederti urlare, Marco, e bagnarti le mani nel loro sangue. Nel sangue di quelli che chiami padroni. Conterò fino a 3, brigadiere, e poi sarete un uomo morto. 1, 2, 3. Arrendetevi! Consegnatevi alla giustizia! Ve la do io, la giustizia!